Questo programma vi è offerto da Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canali di Orvieto, telefono 0763 29010. Una cordiale buonasera amici e amiche appassionati di volley. Si sta per disputare la 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B2 qui al Palavapini, come di consueto di ferita il giovedì sera alle 21 su RTUA e in streaming potrete seguirla quando vorrete sul sito internet www.rtua.it, scaricabile anche per tutti gli appassionati la partita che sta per avere inizio qui al Palavapini di fronte le ragazze della Zambelli Orvieto e le avversarie, le inquadrate ragazze della formazione dell'Astra Chiusure Lampo Bagnarripoli Firenze. Questi è il tecnico Luca Marcatelli, insieme a Ilaria Ranieri guidano la squadra delle ragazze toscane, in campo con Ilaria Ranieri, Emma Mancini, Adele Poggi, Giulia Alfanderi, Carolina Sacchetti, Elisa Storni, Camilla Filippini, Martina Mancini, Ilaria Bencini e Alice Baldini, che è libero con la casacca numero 5. Dall'altra parte la Zambelli ritrova Giulia Di Carlo, che ha recuperato dopo un periodo di stop forzato il campo di gara e può ancora agevolmente controllare il sestetto insieme alle sorelle Ilaria e Eleonora Scarpa. Campana in regia, Mosconi nel ruolo di centrale, alle spalle Arianna Andreani, che si presenta ovviamente come il sestetto, uno dei sestetti base, ovviamente insieme a Giulia Di Carlo, come detto, ritrovata dopo lo stop forzato nel ruolo di diciamo in sostituzione del libero. Ovviamente scenderà, credo, in campo Chiara Lorio. Allora andiamo a presentare un po' questo match, una sfida che sulla carta si preannuncia sicuramente alla portata della capolista, una capolista che però deve tornare a far valere il fattore campo dopo la sconfitta casalinga di due settimane fa proprio contro la formazione del Castelfranco, uno scontro diretto importante. Castelfranco che si conferma bestia nera delle orvietane, entrambe sempre vittoriosa nei confronti delle ragazze della Rupe, 3-0 nel match di andata, 3-1 in quello di ritorno. Intanto Orvieto è andato a vincere sul campo di Lucca, del Delta Lucca, fanalino di coda della classifica. 66 minuti per mettere a segno la 15ª vittoria, 12ª per 3-0. Iannuzzi, causa indisponibilità di Leonora Scarpa e Giulia Di Carlo, ha dovuto ridisegnare il sestetto. Campana in regia con Lorio opposto, quindi in un ruolo inedito per la centrale. Al centro Bigini e Mosconi, schiacciatrice Rossitti, Legna, Scarpa, libero ovviamente Andreani. Le donne della Rupe hanno amministrato e gestito il match, poco ha potuto fare la giovane formazione lucchese. Queste informazioni ovviamente direttamente dal sito internet della società sportiva Volley Team Orvieto. I locali partono subito con grinta, al primo time out si trovano in vantaggio 8-4, le Zambelline iniziano a macinare il gioco e piazzano un break di 7 punti, il 7 passa nelle mani delle orvietane 9-11, la risposta delle bianco-blu arriva con l'attacco di Puccinelli, ma ancora Elena Scarpa che al servizio piazza 3 ace consecutivi, 16-11, parziale che viene chiuso senza patemi per l'1-0, 25-18. Nel secondo set il Lucca prova a reagire agli attacchi di Lena Scarpa e Rossit, ma il primo timeout tecnico Orvieto è subito in vantaggio 8-5. Bigini ferma a muro l'attacco di Piegaia,
16-11, ma Elena Scarpa che dal cilindro mette in parallela nell'angolo il punto più bello, 18-11. Iannuzzi cambia la regia con Andrea Sacco, mentre coach Orti è costretto a utilizzare tutti i tempi a disposizione. La Zambelli è padrona del match e chiude per il 2-0, 25-20, gara che corre veloce con la giovane formazione lucchese che pian piano si smarrisce in campo sotto i colpi della più quotata formazione orvitana, 11-4, set che scorre via in scioltezza con la Zambelli che chiude agevolmente per 3-0, 25-10, una classifica che vede ora la Zambelli al comando, inseguita da Castelfranco a due lunghezze. Poi per questo, da questo punto di vista andremo a valutare anche quello che può, diciamo, che si confermerà durante il corso della stagione, durante il corso della giornata, quello che succederà. Il DS, diciamo, i primi commenti nel dopogara, quelli del direttore sportivo De Santis, che analizza così le 15 vittorie. Quella contro Lucca sulla carta poteva sembrare una gara facile, visto il netto divario in classifica tra le due squadre, ma sono proprio queste sfide quelle che presentano i maggiori rischi, soprattutto in termini di approccio alla gara, specie per noi che venivamo dal brutto capo casalingo delle scorse settimane con Castelfranco e da una settimana non proprio serena a causa di qualche problemino fisico di alcune ragazze. La squadra invece sul campo, pur se con qualche affanno specie nel primo e nel secondo set, alla fine ha risposto bene, portando a casa tre punti fondamentali per il proseguo della nostra stagione, una vittoria che consolida la nostra leadership in graduatoria generale e che ci permette di mantenere a distanza di guardia a Castelfranco e di aumentare seppur di un punto il vantaggio sulla terza capanna rivincente per 3-2 sul campo della Ternana. Questi commenti a caldo del direttore sportivo in vista di questo match. Insomma, questo era quello che era successo a Lucca la scorsa settimana, 25-18, 25-20, 25-10, tra le migliori Legna Scarpa 18 punti, Vicini 10, Lorio 8, Mosconi 6, insieme a Rossitta 3 punti anche di Campana e 2 anche di Sacco. Questo per quanto riguarda la sfida di Lucca. Andiamo un po' in cronaca per andare a raccontare quello che sta succedendo qui al Palapapini, con Elena Scarpa che prova ad appoggiare dall'altra parte il controllo operato dalla regista e nonché vice allenatrice, credo anche capitano, andiamo un po' a vedere se non c'è scritto sul referto, ma credo di sì, Ilaria Ranieri. Qui Andreani ben in copertura, la palla alta di Giulia Di Carlo, poi l'attacco con la palla coperta in posto 6 da Libero Baldini, dall'altra parte ancora a sospingere, di là della rete Campana prova a lavorare con la palla alta, ancora Andreani, ben il lavoro, Campana chiama in pipe corta, ancora Scarpa ben contenuta, palla alta di Baldini per l'attacco murato da parte di Carolina Sacchetti, il muro nettamente coperto da parte di Orvieto. Andreani continua a dare manforte, sostanziale equilibrio in questo avvio, 8 pari. Andiamo un po' a leggere direttamente la presentazione di questo match, un match che ovviamente dopo la vittoria con Lucca, ma soprattutto dopo la sconfitta di Castelfranco, doveva necessariamente cercare di rimettere in sesto le ragazze della Rupe. E allora la partita di questa sera si presentava in questo modo: al Palalessio Papini la Zambelli ospita l'ostica squadra di Bagnaripoli Firenze, un'astra che vuole riscattare la sconfitta subita in casa con uno Zambelli che nella gara di andata ha messo in campo concentrazione e tenacia. Da quella gara molte cose sono cambiate, la Zambelli ha poi iniziato la sua corsa positiva in campionato e l'astra, dopo aver risolto qualche difficoltà tecnica, ha mantenuto il suo profilo di squadra aggressiva e ostica per chiunque. Sicuramente le ospiti daranno battaglia, sono una squadra solida che fa forza sulla coppia Ranieri-Storni. Orvieto, dopo qualche difficoltà legata agli infortuni, vuole fare bene nelle prossime gare di campionato, gara da vivere con le bianco-giallo-verdi che sono concentrate e serene al punto giusto. Appuntamento al Palapapini, come detto, per questa serata alle 18, come al solito. Andiamo a leggere anche il quadro della giornata in programma in questo girone E di questa 19esima giornata: Zambelli Orvieto, Astra chiusura Lampo Firenze, Montevarchi Volley Lucca, Casciavola Pisa, Blu Volley Quarrata,
Farmacquario Torto Livorno, Pallavolo Ternana, Montesporto Firenze, Castelfranco Pisa, Capannori Marciano e Gruppo Lupi San Miniato, Acqua Borgheri Cecina. Questo è il quadro della giornata. Ovviamente Castelfranco non avrà vita facile a Montespertoli, una delle squadre che ha sicuramente anche ben impressionato proprio qui ad Orvieto, nella sfida in cui Orvieto, una sfida inaugurale della Serie B2 per Orvieto, che finì con una vittoria per 3-1 in quella circostanza. Campionato ovviamente molto interessante, sarà interessante anche valutare come, mentre Di Carlo va a piazzare il tocco ai limiti dei 9 metri, 12-9 la situazione in casa della formazione orvietana. Si va ancora alla time out, mentre anche fuori del Palavapini si assiste al match. Si potrebbe tranquillamente anche entrare, insomma non è che si paga nulla, almeno fino a questo momento. La speranza che possa rimanere anche così, anche se di questi tempi si sa la situazione è piuttosto difficile, la crisi ha colpito un po' tutti e non ci sono assolutamente risorse economiche da nessuna parte. Si sta cercando di stringere un po' i ferri, ma insomma non si sa quello che potrà succedere, anche perché anche sotto il profilo del mondo sportivo orvitano la situazione non è assolutamente rosea. Tante le società sportive che hanno praticamente ricominciato da zero o poco più giù, non si è riusciti a lavorare con la giusta sintonia. E come spesso avviene in questi casi, a fare le spese è tutto l'ambiente. Qui fin tanto che insomma Padron Zammelli riuscirà ad avere forza e anche sostenibilità economica si potrà andare avanti. Certo è che la situazione in caso di un defaianza da parte del presidentissimo potrebbe risultare veramente difficile, deleteria, io direi, nel cercare di recuperare. Sarà ovviamente tutti non se lo augurano, ma insomma la situazione non sembra proprio andare per il verso giusto. Rimane comunque intanto l'attacco di Andreani, il palleggio di Campana, da quest'altra parte Di Carlo prova il lungolino e la buona copertura, ancora Di Carlo, palla alta per Campana, provano a scambiare i due, Di Carlo cerca un diagonale da quest'altra parte, Ranieri in lungolinea, Andreani ben in copertura, Campana chiama, scappa per l'attacco, la buona copertura da parte di Emma Mancini dalla seconda, prova ancora l'attacco Lastra, ben contenuta dalla difesa orvietana, non si attacca con la solita aggressività, lo prova adesso in questa circostanza la formazione toscana, palla che però si perde sul nastro, ci sono proteste, a me mi sembrava quarto tocco netto, c'è stata una protesta da parte del arbitro Luca Marcatelli, che infatti invece va a segnalare il quarto tocco, infatti avevamo visto giusto noi, palla che viene infilata oltre i 9 metri, corre in copertura, palla alta, c'è il tocco con le mani del muro. Ancora a proteggere Mosconi, molto bene in muro, quindicesimo punto per Orvieto, che si avvicina anche in questo caso alla conquista del secondo time out tecnico. Diciamo sono dei piccoli parziali che ovviamente però danno dei segnali importanti su quello che sta succedendo in campo. Ecco inquadrata con il numero mi è sembrato 25, ma non abbiamo in lista. Intanto punto che va ad essere assegnato alla formazione orvietana, il sedicesimo per il secondo time out tecnico. Orvieto torna nuovamente a sostare, a prendere un po' di respiro con l'indicazione del secondo Gobbini. Vedete, mentre gli annunzi va a richiamare ovviamente Erika Campana, su di lei verte ovviamente anche tutto il gioco della formazione bianco-verde. Con il palleggio, il tocco corto a segno, molto bene qui, grande lavoro da parte di Ilaria Ranieri. Formazione neopromossa questa dell'Astra Firenze, che si presenta a questa sfida dopo 18 turni di campionato con un
una classifica assolutamente, insomma, più che dignitosa, 31 punti al momento, settima posizione in classifica, saldamente in una zona più che tranquilla di salvezza, una salvezza che, anche se non è ancora matematica, ma insomma 16 punti dall'ultima posizione, diciamo, di pericolo, sono più che sufficienti per dormire sonni tranquilli. Ovviamente sono 11 invece punti che la distanziano dalla terza posizione, che significherebbe playoff, ma ci vorrebbe una serie talmente positiva e soprattutto una serie negativa da parte delle dirette avversarie che diventa difficile anche poter valutare in questo momento, per cui la squadra sta andando abbastanza bene e sta cercando in tutti i modi di riuscire a sostenere il cammino che ha fin qui intrapreso la formazione di Luca Marcatelli, che probabilmente c'è stato un cambio in corsa, perché su, diciamo, sui listini di inizio stagione Antonio Galatà e Roberto Sordi erano i due tecnici della formazione toscana. Dall'altra parte ovviamente qualcosa deve essere successo con il cambio di allenatore e la, diciamo, il secondo ruolo di vice assegnato invece alla giocatrice, alla palleggiatrice in campo, Ilaria Ranieri. 20-14 nel frattempo in questo primo set per quanto riguarda la sfida del Palapapini, con Giulia Alfanderi pronta ad andare in battuta, la ricezione di Andreani, il palleggio di Campana, prova Lorio, tocco morbido ma c'è un'invasione della stessa Lorio. Era stato comunque positivo il recupero di Baldini, punto da segnare all'Astra. Qui vediamo Campana sceglie ancora la fast di Lorio, una delle soluzioni offensive interessanti di Orvieto. Campana cambia dall'altra parte per l'attacco di Scarpa, contenuta bene prima dal muro, ancora Ranieri gira per l'attacco in posto 2 da parte di Adele Poggi, poi ottima pipe dalla seconda linea ancora per la formazione toscana con Carolina Sacchetti che va a segno, un mini break di 2-0 che Giannuzzi intravede come un segnale di pericolo. Allora chiama subito time out, non vuole concedere oltremodo spazio al recupero degli avversari. Siamo sul più 3, 20-17, siamo insomma in fase delicatissima del match. Ancora il tocco corto che si infrange sul nastro da parte di Giulia Di Carlo. 20-18, ancora le toscane pronte ad andare in battuta con Ilaria Bencini. Qui la copertura di Scarpa, Campana attacca Lorio, buona la copertura da quest'altra parte, ancora a girare Mancini, il tocco corto sbagliato però di Sacchetti che colpisce la banda regalando il 21esimo punto ad Orvieto, mentre va Eleonora Scarpa in battuta. Bene il salto, Baldini in ricezione, Ranieri, ottimo il palleggio per l'attacco, stavolta pulito di Adele Poggi, sempre in posto 2, dove Orvieto fino a questo momento sta subendo qualche punto in più. Ecco la inquadrata, la giocatrice con la casacca numero 6, pronta ad andare in battuta, anche lei al salto, la buona copertura di Scarpa, Campana, bene per Lorio, lungolinea, Baldini bene in copertura, Ranieri alta per la zona di Sacchetti che spara su Andreani, ancora Campana, chiama dall'attacco, ancora Scarpa, ben contenuta, prima dal muro, poi dalla difesa, Ranieri, Sacchetti, forza! Cercando un lungolinea, palla che si infrange sul nastro, 22esimo punto Orvieto, più 3, 22-19, bene tenere lontano, qualche errore in questa fase risulterà determinante da parte delle avversarie. Qui ancora la ricezione, il palleggio, grande palleggio di René Ranieri, lo dicevamo poc'anzi, molto ruota intorno a questa giocatrice, grande tocco di gran classe questo, 20esimo punto. Campana gira in bagher ancora per l'attacco di Scarpa, ancora Ranieri in bagher alto per Sacchetti, out, di poco ma out, di poco ma out, 23esimo punto, più 3, 23-20, Giannuzzi andava a segnalare la palla fuori al suo collega che non era proprio convinto, ma insomma era abbastanza evidente anche dalle nostre immagini, palla alta, ancora il tocco corto, qui bene Scarpa, l'attacco centrale, bene in copertura ancora Baldini, perché? Beh,
qui protesta ovviamente, ma mi sembrava assolutamente pulita la difesa di Baldini. 24-20, 4 palle 7 per Orvieto, che ringraziano su questo a mio avviso errore da parte del primo arbitro. Palla giocabile, ancora un po' di confusione e qui l'errore in palleggio irregolare da parte dell'Astra Firenze. 25-20, Orvieto chiude avanti 1-0, si arrabbia ovviamente Ranieri per questa decisione da parte del primo arbitro, ma Orvieto ringrazia, si porta sull'1-0, anche se c'è, sarebbe sicuramente da recriminare su questa decisione da parte del primo arbitro. Questo programma vi è offerto da Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Eccoci tornati in campo, tutto pronto per partire questo secondo set tra Astra Firenze, chiusura Lampo e Bagno Arripoli, e la Zambelli Orvieto finisce 1-0, 25-20 con proteste nei confronti del direttore di gara, primo arbitro del match, Emanuela Fabbri, che insieme a Matteo Mannarino sono state chiamate a dirigere questo match, su una decisione insomma che poteva portare dal 23 a 20 e quindi al 24 a 20, anziché questa soluzione dal 24 a 20 al 23-21, che avrebbe ovviamente concesso almeno un altro paio di opportunità alla formazione toscana per rimettersi in gioco. E ovviamente la situazione sarebbe potuta essere diversa, però non è stato così. Rimango del parere che comunque quel salvataggio di Baldini era assolutamente pulito. Anche timide, se vogliamo, le proteste da parte delle toscane. In questi casi, se si parlava di uomini, si sarebbe detto gentiluomini, ma insomma non sono assolutamente d'accordo su questa decisione. Intanto prova ad attaccare ancora Scarpa, con palla che termina all'incrocio delle righe, 3-2, punto. Mentre noi, dopo che è iniziato questo secondo set, andiamo un po' a vedere la situazione dopo 18 turni di campionato, con la Zambelli Orvieto che guida a 46 punti, Castelfranco Pisa in seguito a 44, Capannoli 42, Acqua Bulgari Cecina 39, Montesport Firenze 36, Montevarchi Arezzo 33, Astra Chiusura Lampo Firenze 31, Liotorto Livorno e Blu Volley Quarata 29, Pallavolo Tonana 24, Casciavola Pisa 15, Gruppo Lupi Samminiato 7, Marciano 3, Volley Delta Lucca 0. Questo il cammino delle ragazze, questo il quadro della situazione per quanto riguarda il campionato. Andiamo a vedere anche quello che è successo nell'ultimo turno del torneo, quando si è giocata, ossia la scorsa settimana, la 18ª giornata. Come abbiamo detto, la Zambelli si è imposta 3-0 a Lucca. Sì, 3-0 a Lucca, con una bella affermazione ovviamente abbastanza convincente, senza tanti problemi. Parziale 25-20, 25-18, 25, no scusate, stavo leggendo un altro parziale, con parziale 25-18, 25-20, 25-10, poi
Castelfranco si è andato ad imporre in casa proprio contro l'Astra Chiusura Lampo Firenze. In quella circostanza il match è finito anche lì 3-0 con parziali a 13-21 e 22. Match all'Acqua Bulgari Cecina nella sfida contro Montevarchi, anche lì 3-0, parziali 25-13, 25-21, 25-17. Poi il Blue Volley Quarrata Pistoia ha perso in casa contro il Torto Livorno 3-1, parziali 15-25, 16-25, 25-16, 22-25. Questo il cammino per quanto riguarda la sfida tra le due squadre. A Marciano il Casciavola Pisa si è imposto qui in maniera agevolmente 3-0 con parziali a 16-17 e 17. La gara più interessante invece della giornata si è disputata a Terni, dove la Pallavolo Ternana ha tenuto il campo in maniera abbastanza convincente nei confronti del Capannori, cedendo solo al tie break 3-2. Vittoria per le rossoverdi nel primo 26-24, poi 19-25, poi 25-20, si porta sul 2-1 la Ternana, 19-25, quindi 15-10 al tie break per la formazione seconda, terza in classifica. Il Montesport invece ha battuto il gruppo Lupi San Miniato Pisa 3-1 con parziali 25-7, 25-16, 23-25 e 25-15. Questo quanto successo nell'ultimo turno di campionato in questa 18ª giornata. Quindi, come dicevamo, per quanto riguarda la parte alta della classifica, se vogliamo soltanto il mezzo passo falso del Capannori in casa della Pallavolo Ternana, per il resto tutto secondo il pronostico, insomma nessun tipo di problemi. Dall'altra parte, proprio per quanto riguarda la classifica invece, Castelfranco rimane attaccato alla Zambelli, che in questo secondo set sta facendo un po' la voce grossa nei confronti dell'Astra Firenze. Siamo 12-4 in questo momento del match. Adesso l'Astra prova a replicare con sacchetti. 46 punti per la Zambelli, Castelfranco 44, Capannori 42. Vi ricordo che ci sono ancora diversi scontri diretti, a partire proprio dalla sfida tra Zambelli e Capannori prevista per l'ultima di campionato, proprio qui alla Palapapini. Però sarebbe interessante vedere se Castelfranco ha ancora da disputare qualche scontro diretto dopo quello vinto con Orvieto. In entrambe le circostanze, peraltro, nello scontro diretto sarebbe addirittura in vantaggio. Castelfranco adesso, dopo questa sfida di Castelfranco, dopo l'Astra, ospiterà in questo turno di campionato il Montesport, gara tutt'altro che facile per la formazione inseguitrice, uno scontro diretto importante. Poi riceverà Rio Torto tra le mura amiche. Il 30 di marzo sarà sul campo del gruppo Lupi San Miniato, quindi in casa contro Montevarchi. Eccolo qua, lo scontro diretto il 12 di aprile. Il 12 di aprile sarà a Capannori, gara ovviamente importante, uno scontro diretto delicatissimo, non solo in chiave primo posto, ma anche ovviamente in chiave playoff, perché visto le avversarie ci sono ancora diversi scontri diretti per Castelfranco, che ovviamente potrebbe rimettere in gioco non solo il secondo ma anche il terzo posto. Andiamo a vedere invece la situazione del Capannori, altra avversaria delle ragazze orvietane, che dopo la sfida vinta 3-2 a Terni ospiterà quest'oggi, in questo turno numero 19, Marciano in maniera abbastanza agevole. Poi sarà a Pistoia contro il Quarrata, quindi riceverà la visita del Cecina. Poi sarà ancora a Lucca, altro cammino abbastanza agevole,
e poi, come detto, scontro diretto contro Castelfranco, poi sarà Firenze proprio contro il Bagno a Ripoli, per la precisione contro l'Astra Chiusure Lampo, quindi riceverà Montevacchi e poi sarà sul campo orvetano della Zambelli. Quindi è anche vero che ci sono tanti scontri diretti per Capannori, tra cui con le sue dirette avversarie, che ovviamente in caso di due vittorie nette potrebbe entrare nettamente in corsa. Insomma, più che il calendario, i giochi sembrano tutt'altro che fatti, per cui potrebbe essere veramente interessante valutare quello che potrebbe succedere in questo momento. Sarà veramente interessante riuscire a capire dove si potrebbe andare a parare la situazione. La Zambelli, dal canto suo, dopo questa sfida che intanto vede agevolmente condurre 17-9 nel secondo parziale, la Zambelli sarà in una doppia trasferta il 23 e il 29 di marzo, prima a Cecina contro l'Acqua Bolgheria e poi a Montevarchi, poi sarà in casa contro il Casciavola Pisa, quindi a Terni, a San Gemini nel derby contro la Pallavolo Ternana, poi riceverà il gruppo Lupi San Miniato, poi a Livorno sul campo di Rio Torto e quindi infine in casa contro Capannori. Insomma, un calendario tutt'altro che semplice, sia per l'Orvietano ma anche per le dirette inseguitrici, per cui tutto può ancora succedere. Ovviamente i tifosi della Rupe, stimolati, vengono a tifare Orvieto, anche se c'è da dire che ultimamente non è che ci sia poi tutto questo grande interesse, molto lontani i tempi anche dello scorso anno, in cui insomma Palasport gremito in ogni ordine di posto, tanto tifo, si va molto a calmare la situazione, tutti in attesa di chi, di qualcosa. Intanto 19-11 la situazione, andiamo un po' in cronaca in questo secondo set, un secondo set che vede ancora al comando Orvieto saldamente a più 8, sbaglia adesso la formazione toscana, 20-11, eccola qua Chiara Lorio, per una conferma in stagione, per cui anche con le nostre telecamere saremo di nuovo in campo fra 15 giorni, potrete seguire la sfida casalinga contro il Casciavola Pisa, gara che si giocherà il 5 di aprile, quindi in differita il 9 di aprile alle ore 21 su RTUA e visibili in streaming al sito www.rtua.it. Vi ricordo, per gli appassionati, anche si può valutare ovviamente anche tutte le altre trasmissioni TV e sportive, RTUA Sport, Spazio Sport, in cui tutti i servizi curati dalla nostra redazione sportiva possono essere messi in onda all'interno con il tocco corto all'interno del sito www.rtua.it. vi ricordo, attacca scarpa, mani è fuori, ancora proteste nei confronti del primo arbitro per una presunta passata edizione, 23-12 la situazione. Mentre Campana, ancora il palleggio, tocco corto sul muro di scarpa, ancora Ilenia, attacca lungo linea molto bene il palleggio, palla alta, il tocco corto da quest'altra parte, ancora a girare per l'attacco in mani e fuori, ancora di Ilenia Scarpa, 24esimo punto, 12 palle set, tutto è filato liscio in questo secondo parziale per la formazione orvetana. Campana
direttamente out, 24-13. Quadrata Bencini, qui entrata in campo il muro nel frattempo di Sacchetti, corto nei 3 metri, 14° punto per la formazione dell'Astra Chiusure Lampo Firenze. Ancora il palleggio di Campana, alto per il tocco corto di Giulia Di Carlo, ancora il palleggio di Ranieri, ancora per Sacchetti, tiene bene il muro, poi Andreani mantiene vivo, Campana ancora proteste su questo palleggio ai limiti della regolarità da parte di Andreani, che prova anche a raggiungere la sfera, nel frattempo ancora proteste nei confronti del direttore di gara, primo arbitro, un'occhiataccia di Ilaria Bencini, l'arbitro la va a richiamare mentre è pronto ad andare ancora in palleggio e in un ace pulito da parte della giocatrice toscana. 24-16, si è svegliata un po' troppo tardi, sembra di vedere la squadra di Marcatelli. Ranieri ancora per Sacchetti, vincente 24-17, si era 24-12 con 12 palle set, e Iannuzzi qui in maniera anche un po' più che prudente, dopo il 5-0 di parziale, non vuole assolutamente concedere oltre. Chiama il time out, prova a spezzare questa serie positiva. Di Carlo sulle mani del muro, la buona copertura, ancora palla alta per l'attacco di Sacchetti, ancora 24-18, e si è alzato Iannuzzi un po' in maniera quasi minacciosa dalla panchina. 24-18, qui ancora Andreani, il palleggio, l'attacco di Lorio, ancora bene in copertura, prova a lavorare il palleggio, ancora di Lorio, ancora l'attacco corto, qui ancora a lavorare bene, tocco morbido troppo da parte di Sacchetti che spreca tutto. Dopo il 6-0 di parziale, Orvieto chiude anche il secondo set a proprio favore, si va sul 2-0 con il 25-18, pausa e poi di nuovo in campo per chiudere subito il match. Questo programma vi è offerto da Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Eccoci di nuovo collegati con il Palapapini, si pronti per tornare in campo. Terzo set per rimanere in gara all'Astra Firenze, per chiudere qui il discorso di questa 19ª giornata. Campionato che adesso veramente comincia a pesare. Soltanto 7 partite al termine, si giocherà ogni domenica. Il prossimo appuntamento il 23 marzo per Orvieto a Cecina, poi il 29 a Montevarchi, quindi il 5 in casa contro il Casciavola Pisa, il 12 a Terni a San Gemini sul campo della Pallavolo Ternana, poi la sosta per le festività pasquali. Il 26 in campo contro il gruppo Lupi San Miniato, sempre qui, poi il 3 di maggio a Livorno contro Rio Torto, e l'ultima sfida il 10 di maggio, quella che potrebbe essere decisiva per tanti 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 aspetti, qui al Palasport di Orvieto per ospitare il Capannori per questa sfida contro il Capannori, appunto il 10 di maggio, gara che ovviamente racchiuderà molto sotto questo punto di vista.
intanto 4-0 in questo avvio di terzo set. Orvieto ha continuato a giocare come aveva finito nel secondo, con la solita prorompente forza che gli ha consentito di portare anche a casa anche il terzo set. Poi il secondo set 25, anzi si era sul 24-12, poi molta troppa tranquillità, hanno concesso un parziale di 6-0 con un time out. Iannuzzi ha voluto rimettere in gioco subito la situazione, portandosi quindi sul 2-0. Prossima giornata, la ventesima, Acqua Bulgari Cecina Zambelli Orvieto, Astra chiusura Lampo Firenze Montevarchi, Volley Delta Lucca Casciavola Pisa, Castelfranco Ritorto Livorno, Pallavolo Ternana Montesport Firenze, Corrada Pistoia Capanno, Rimarciano Gruppo Lupi San Miniato. Sfida ovviamente molto molto interessante, giornata. Sfida di cartello potrebbe essere anche quella della capolista a Cecina, campo notoriamente non facile, quello della formazione dell'Acqua Bulgari. All'andata finì 3-1, peraltro se non ricordo male con una bella dimostrazione da parte delle toscane di forza. Era il 30 novembre, in quella circostanza la sfida finì con parziali 25-19, 16-25, 25-15, 25-19. L'Acqua Bulgari Cecina, diciamo, negli scontri diretti contro le formazioni di cartello ha dato una sonora batosta proprio a Castelfranco. Era soltanto la seconda giornata di campionato, il 27 di ottobre finì in quella circostanza 3-0 con parziali 25-17, 25-13, 25-12. Castelfranco sicuramente è un'altra squadra, quella che abbiamo visto nella sfida di 7 giorni, anzi di 15 giorni fa qui. Però insomma, se ha perso 3-0 a Cecina sarà di certo un campo non facile. Cecina che si conferma anche una squadra tutt'altro che facile. Anche Capannori ha sofferto e non poco in quella trasferta, è finita 3-2 per la formazione di Luca Neotto Capannori. In quella circostanza addirittura in vantaggio Bulgari per 2-1, prima sotto 22-25, poi 25-12 e 29-27, poi 19-25 per Capannori, che poi si è imposta anche al tie break 15-13. Squadra quella toscana che si conferma come un'autentica non ammazza grandi, ma insomma, se andiamo a vedere, ci sono una vittoria e una sconfitta, seppur di misura, contro la formazione del Capannori. Entrambe le circostanze, le due sfide sono state a Cecina, per cui c'è da valutare anche questo. Per quanto riguarda le gare di ritorno sul campo del Castelfranco, l'Acqua Bulgari Cecina ha subito una sconfitta, in quella circostanza è finita 3-1, però anche lì la squadra toscana, la squadra avversaria, si è ben disposta, confermata, vincendo il primo 25-15, poi perdendo il secondo 27-25, poi 25-18 e 25-14. Questo il quadro della situazione. Per quanto riguarda invece la formazione toscana, dovrà affrontare ancora Capannori proprio subito dopo la sfida contro la Zambelli Orvieto, sfida prima in casa contro Cecina e poi a Capannori contro il Di Lucca. E anche qui si giocherà buone chance per quanto riguarda il proprio campionato per la formazione dell'Acqua Bulgari, che in quarta posizione a quota 42 può ovviamente sperare di rientrare nel discorso promozione. Potrebbe essere anche forse l'ultimo, se non sì, si potrebbe dire forse uno degli ultimi ostacoli veramente difficili per la Zambelli Orvieto, che in questa settimana sarà pronta a lavorare veramente in maniera assidua per cercare di completare questa, per completare e preparare questa sfida su un campo ovviamente notoriamente molto molto difficile. È una squadra che ha effettuato fino a questo momento 6 vittorie per 3-0, 5 per 3-1, 3 per 3-2, non ha mai perso
3-0, quindi già un segnale molto importante, perché è una squadra che vende cara la pelle, spesso e volentieri porta a casa più di un parziale, per cui è una squadra che non molla tanto facilmente. E Orvieto sotto questo punto di vista un po' fatica, perché fino a questo momento la formazione orvietana ha 13 vittorie per 3-0, unica veramente nel campionato, 3 soltanto per 3-1, e non ha nessuna vittoria al tie-break, ha una sconfitta al tie-break, una sconfitta per 3-1 e una sconfitta per 3-0. Un po' Orvieto ha dimostrato nel corso del suo campionato di soffrire in qualche modo, soffrire un po' più del solito quando deve andare oltre i tre parziali, per cui deve lavorare sicuramente su questo se vuol raggiungere quello che non era l'obiettivo iniziale di stagione, ma che nel corso della stessa sta diventando, perché insomma nessuno si aspettava di vedere un Orvieto lassù in vetta da ormai da dicembre, dopo aver conquistato il primato proprio ad inizio dicembre 2013 e dopo aver conquistato anche la salvezza matematica. Adesso si sta prendendo un po' gusto, confermata anche questa salvezza, diciamo questo gusto confermato anche dalla forza degli avversari, che si stanno un po' dimostrando non certo quel campionato di altissimo livello che ci si aspettava. Ci sono stati molti ridimensionamenti nel corso della stagione e sarà interessante valutare come si potrà fare fino a questo momento. Insomma, tante cose andranno valutate fino a questo momento e cercheremo poi da qui nel corso della stagione di capire il perché. Insomma, intanto fino a questo momento va ad attaccare da posto 3 Mosconi, una veloce interessante con Campana, 15-8. Quindi, come detto, le prime 4 in classifica sono distanziate di 7 punti, Zambelli 49, Acqua Bulgari Cecina 42. Poi comunque potrebbero ancora rientrare in corsa sia Montesport Firenze che Montevarchi, che sono subito dietro rispettivamente con 37 e 36 punti. La situazione non sembra poi così facile da definire. Rimane il fatto che comunque Orvieto è lassù, più in alto di tutti, e vuol rimanerci, a quanto ci è dato da capire, anche se ovviamente si parla poco, si lavora molto e si tende a sdrammatizzare, a evitare qualsiasi tipo di problematica che si può verificare fino a questo momento. Intanto time out tecnico, il numero 2 di questo terzo set, 16-9, ha continuato e continua a lavorare nello stesso identico modo la formazione orvetana per cercare di continuare a lavorare nella direzione giusta, la direzione che il tecnico Iannuzzi ha improntato dal suo arrivo qui ad Orvieto. Gobbini è rimasto sempre, nonostante il cambio di allenatore, il suo lavoro di secondo e di crescita personale anche all'interno del mondo della pallavolo si sta confermando, per cui un plauso ovviamente al suo lavoro e un po' anche tutto l'entourage e, lasciatemelo dire, un punto di merito va dato anche ovviamente al vicepresidente Stefano Baccherini, che oltre che essere un po' l'ufficio stampa ambulante della società sportiva, lui che si occupa molto spesso di alimentare anche le informazioni tramite i social, il sito internet ufficiale della società sportiva, è un po' il contatto più importante con tutto il mondo della pallavolo femminile. E se c'è anche
molto da dire e da parlare sulla società biancoverde, lo si deve proprio a lui, per cui bisogna dare assolutamente merito al lavoro che sta facendo il vicepresidente Baccherini. Inquadrato nel frattempo il tecnico della pallavolo Ternana Luca Marcatelli, dell'Astra Chiusura Lampo Firenze Luca Marcatelli, palla a dentro, non out. 19 a 12 la situazione. Ancora a lavorare, palla alta di Carlo, corta, si frange sul nastro. Ancora la buona ricezione di Scarpa con il palleggio da quest'altra parte. Campana prova ad attaccare, la buona chiusura, attacco di Sacchetti dalla seconda, è vincente con palla a terra da parte della giocatrice. Mentre è pronta ad andare in battuta Eleonora Scarpa, si infrange sul nastro, uno dei pochi errori in questa giornata da parte delle toscane, delle orvietane. Palleggio di Campana, attacco di Lorio che mette out. Qui Scarpa, Campana con l'attacco vincente da parte di Ilenia. Ventesimo punto, cambio fuori di Carlo, dentro lo sit, reduce da un lungo periodo di stop per Giulia Di Carlo, oggi tanti minuti in campo, si vede ancora che insomma non è la stessa giocatrice che aveva cominciato la stagione con i colori bianco-verdi. C'è ancora molto da lavorare, ma insomma sarà interessante come lei, una giocatrice di questo livello, da qui insomma è la fine della stagione. Campana, ...23 a 17, a due punti dal match la formazione orvietana, pronta ad infilare la 14ª vittoria, anzi la 13ª vittoria per 3-0. Corommuro tiene quello di Bencini, 23 a 18. Ancora Scarpa, palla alta di Eleonora, la buona copertura, ancora il palleggio di Ranieri, l'attacco qui Campana, ancora il tocco alto per il mani e fuori di Ilenia Scarpa. Siamo al 24esimo punto, 24 a 18, 6 palle match per la formazione orvietana, pronta a mettere il sigillo sull'ennesima vittoria per 3-0 della stagione, la 13esima. Qui l'attacco vincente da parte di Adele Poggi. Sacchetti pronta ad andare in battuta, ancora il palloneggio alto, la buona copertura, Campana ancora a lavorare per il tocco corto, da quest'altra parte Ranieri, l'attacco sulle mani del muro, ancora Scarpa, grande recupero da parte delle gemelle, poi Campana sospinge, vediamo la difesa, Ranieri per l'attacco lungolinea, vincente
da parte di Giulio Alfandieri. Ha ovviamente dei grandi meriti la squadra dell'Astra Firenze, ma anche tanti errori al suo attivo. 24-20, ancora un muro, anzi no, il muro è out, finisce qui. 25-20, 3-0, si chiude così anche questa 19ª giornata per la formazione orvetana, che porta a casa la sua 13ª vittoria per 3-0, 16ª nel totale su 19 incontri. Davvero un rullino di marcia più che dignitoso. Parziali 25-20, 25-18, 25-20, 18 punti di Ilenia Scarpa, 16 di Eleonora Scarpa, 8 di Lorio, 5 di Carlo, 3 Mosconi. Dall'altra parte 10 punti Sacchetti, 8 Bencini, 8 Poggi, 7 Alfandieri, 5 Mancini, 2 Mancini, 2 Filippini. Questi le migliori, è tutto dal Palapapini, grazie per averci seguito, appuntamento a questo punto fra 20 giorni, perché ci saranno due trasferte consecutive. Orvieto sarà sulle nostre frequenze il 9 di aprile nella sfida interna contro il Casciavola Pisa. È tutto, grazie e buona serata. Questo programma vi è offerto da Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010.